In questo video voglio dare la mia opinione a proposito di Giulio Regeni, il ricercatore che purtroppo è morto, è stato trovato morto in Egitto, al Cairo, capitale di questo paese che fa parte del continente africano, e che veramente ancora oggi la sua morte è oggetto di dibattito in Italia. Io mi chiedo perché accanirsi contro un ragazzo come questo? Perché una tortura, vi ricordo che, come alcune persone dicono, sarebbe stato torturato in modo avido, in modo cattivo, insomma il suo corpo sarebbe stato torturato, martoriato in modo assurdo, ma soprattutto mi chiedo per quale motivo un ragazzo così buono, così per bene, così in gamba debba essere, appunto, debba perdere la vita in questo modo atroce. È vero, probabilmente lui aveva per così dire idee diverse, aveva per così dire idee opposte a quelle del maresciallo al-Sisi, che vi ricordo è presente nel territorio egiziano. È vero che era un ricercatore che studiava molto, che amava il Medio Oriente, è vero che probabilmente andava contro quelli che sono gli ideali politici, quelle che sono le, per così dire, le prerogative dell'Egitto egiziane, è vero che pure potesse avere, tra virgolette, perso da quello che impera in Egitto. Tutto ciò è vero, non lo nascondo, ripeto, ma mi rodo il sedere, mi rodo il culo, per così dire, scusate il termine scurrile, di vedere un ragazzo buono, in gamba, speciale, un mio coetaneo, era dell'88 questo fanciullo, perdere la vita in modo così atroce. Questo ragazzo è viaggiato in lungo e largo, è andato in Messico, ha vinto una borsa di studio, è andato negli Stati Uniti d'America, insomma un ragazzo che si è sempre attivato in modo totale per quanto riguarda la sua esistenza, in questa sua vita, in questo suo peregrinare in questa terra, in questo nostro pianeta. Mi dispiace dirlo, ma bisogna fare assolutamente qualcosa, bisogna capire perché è morto, bisogna trovare gli eventuali o l'eventuale responsabile o responsabili della sua dipartita. Io mi rivolgo a quelle persone che hanno un briciolo di cervello, mi rivolgo a quelle persone che si trovano a gestire il nostro paese, l'Italia, ai politici. Facciamo qualcosa per scoprire chi è stato a uccidere Giulio Regeni. È vero, non è, sono solo frasi, sono, questa è una mia frase stupida, una frase fatta, ma veramente è inutile che continuiamo a dire è stato questo, è stato quello. Attiviamoci, politici cari, voi che avete in mano le sorti del paese, per fare in modo che si faccia piena chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Non meritava la morte, questo ragazzo non meritava la morte, non lo conosco dal vivo, però si vede dalla faccia che era un ragazzo per bene, un ragazzo in gamba, un ragazzo buono, un ragazzo docile, un ragazzo buono, insomma, un ragazzo veramente pane, acqua e pane, pane e acqua. Perché una morte così inspiegabile? Per quale caspita di motivo? Facciamo chiarezza. Io sono vicino alla famiglia di Giulio Regeni, lo dico su tu totalmente in questo video, sono vicino a voi, mamma, papà, papà e mamma di questo povero fanciullo, di questo povero ragazzo, perché cose come queste le trovo veramente assurde, inspiegabili e veramente cose che non stanno né in cielo né in terra. Questo è quello che penso, questo è quello che dico, questo è quello che io intendo affermare in questo video ricordando Giulio Regeni, un ragazzo acquestatone, un ragazzo per bene, un ragazzo in gamba, un ragazzo che purtroppo è stato ucciso vilmente da qualcuno che lo ha portato via a questo nostro pianeta. Amava tantissimo il Medio Oriente, amava tantissimo questo ragazzo, da come ho letto su internet, l'Egitto. L'Egitto era per così dire una nazione che lui ammirava, apprezzava, una nazione che lui forse vedeva anche con un occhio troppo buono, forse è stato questo il suo cruccio, è stato questo il suo difetto, tra virgolette. Ma veramente, ragazzi, io dico, perché uccidere un ragazzo così che stava facendo il suo lavoro, che stava facendo del bene eventualmente alla nazione, semplicemente perché un maresciallo al-Sisi probabilmente l'ha visto di cattivo occhio e quindi bisognava uccidere, bisognava farlo fuori. Ma che caspita, che siamo in dittatura, punto interrogativo, l'Egitto è dittatura, la dittatura sta in Egitto? Non voglio dire niente, lascio a voi il compito di rispondere ai miei quesiti, perché veramente sono triste, sono stanco, sono afflitto, ma soprattutto mi piange il cuore nel dover dire che ancora oggi non è stata fatta chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Facciamo qualcosa per Giulio Regeni, troviamo chi sono stati questi benedetti, anzi maledetti responsabili, perché veramente
chi è stato deve, secondo me, secondo narratore italiano, quindi io me medesimo, deve pagare. Devono pagare, non con la vita, ma devono andare in carcere, in Egitto, in Italia, dove volete voi, ma devono pagare. Chi ha massacrato, chi ha ucciso Giulio Regeni, lo ha fatto per qualche suo motivo, lo ha fatto perché forse era scomodo, lo ha fatto perché forse non era visto di buon occhio, ma chi o quelle persone che lo hanno ucciso devono o deve pagare. Amaramente. Grazie, non sono cattivo, sono realista, mi auguro che questo video arriva anche in TV, che questo video arrivi anche a chi sta nei piani alti della politica, perché veramente io sono stanco di vedere ogni giorno, ogni sera in TG che ancora non si sa qualcosa di chi è stato o chi sono stati coloro che, o colui che hanno ucciso e che ha ucciso Giulio Regeni, ma soprattutto per quale maledetto motivo. Grazie a voi tutti, utenti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, non sono un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi natura. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Giulio Regeni, della famiglia Regeni, vuole solo informare eventuali persone nel totale rispetto della privacy di Giulio, della mamma, del papà e di tutte le persone che fanno parte della famiglia Regeni, a cui va da parte mia la mia più sentita e la mia più forte vicinanza morale e anche fisica, ma in questo caso morale, quindi virtuale. A voi c'è, da parte mia c'è la vicinanza per quello che state passando, per tutto ciò che avete passato e per tutto ciò che dovrete eventualmente passare in futuro, sapendo se ci sarà la possibilità di appunto conoscere chi è stato e perché hanno massacrato vostro figlio. Vi sono vicino con il cuore, con l'anima, con tutto. Grazie, un saluto e a presto.